parliamo di prolasso uterino. Beh, lo diciamo, quando i problemi ginecologici possono diventare anche dei problemi psicologici, perché? Perché molte di noi non ne parlano neanche con il medico di famiglia, si vergognano, temono purtroppo di andare in giro pur avendo dei problemi che si possono risolvere in maniera preventiva. Non vi preoccupate, perché con noi c'è la dottoressa Valeria Gianfreda, che io ricordo è la responsabile dell'unità operativa semplice di chirurgia colonproctologica e patologia degli organi pelvici all'ospedale Maria Giuseppina Vannini qui di Roma. Benvenuta, cara dottoressa. Buongiorno. Allora, noi dobbiamo tranquillizzare le nostre amiche che ci stanno seguendo da casa e che magari soffrono inconsapevolmente, magari non hanno anche la percezione di prolasso uterino, hanno dei sintomi ma non ne parlano. Oggi, per fortuna, con la ginnastica che faremo anche vedere grazie a un insegnante di Pilates e la chirurgia, perché ci sono anche delle bellissime novità, si possono risolvere, si può risolvere questo tipo di problema. Dal punto di vista anatomico però, dottoressa, che cosa succede quando una donna soffre di prolasso uterino? Quello che succede quando si verifica un prolasso uterino è che gli organi pelvici che sono a contatto appunto con l'utero ne subiscono le conseguenze, nel senso che quando l'utero prolassa, l'utero scende, inevitabilmente tende a portare dietro con sé anteriormente la parete vescicale e posteriormente il retto. Questo che cosa determina? Determina quindi un quadro di prolasso pelvico tricompartimentale. Il grado e la gradazione, diciamo, del coinvolgimento dei differenti organi dipende dallo stadio della malattia e soprattutto da come la malattia, diciamo, si è determinata nel tempo e negli anni e soprattutto come è stata attenzionata dalla paziente. Attenzionata. E questo, insomma, io ho detto all'inizio che, insomma, c'entra molto anche la sfera psicologica. Cioè, noi donne siamo, da questo punto di vista, tendiamo un po' a nascondere i nostri problemi e non a parlarne, soprattutto quando riguardano problemi ginecologici. Per cui qui bisogna fare una diagnosi corretta, perché dipende anche dallo stadio di gravità. Allora, dallo stadio di gravità, perché c'è prolasso e prolasso, che cosa significa, dottoressa? Allora, dunque, innanzitutto sicuramente la visita clinica bimanuale ci consente di stabilire il grado del prolasso, che può essere da 0 a 4, quindi 0 meno grave al 4 più grave. A seguito della visita, il chirurgo pelvico, quindi il chirurgo dedicato proprio a questa specialistica, potrà indicare un esame che è appunto l'esame gold standard per la diagnosi di queste patologie, che è proprio la risonanza magnetica defecografica, cioè una risonanza un pochino diversa rispetto alla risonanza che si fa normalmente all'addome, proprio perché è sottoponzamento, cioè va a simulare l'atto defecatorio, e durante la spinta della defecazione si potranno appalesare i prolassi appunto dei tre organi: vescica, vagina, utero e retto, e da qui possiamo, con un algoritmo diagnostico ben determinato, andare a stabilire il grado. Il grado, e poi da qui ovviamente la terapia, come dire, più aderente, quella più giusta, in base appunto alla gravità del tipo di prolasso. Parliamo di cause. Perché? Quali sono le cause che incidono in un prolasso uterino? Questa patologia riconosce più fattori di rischio e più cause predisponenti. Al primo posto possiamo sicuramente considerare la familiarità, perché sicuramente l'aspetto genetico della predisposizione genetica a queste patologie è molto rilevante. A seguito abbiamo sicuramente tutto l'aspetto legato ai parti, alle gravidanze, non tanto per la modalità di espletamento del parto, ma più per la modalità in cui il feto cresce e si alloca all'interno dell'utero e quindi all'interno della pelvi femminile, e i rapporti che diciamo intrattiene con gli organi vicinori. La terza causa più importante da considerare è sicuramente la stipsi, cioè la costipazione, cioè una cattiva abitudine defecatoria, che può essere sia in senso di difficoltà ad evacuare, ma anche in senso di evacuazioni non complete, che si devono ripetere più di una volta durante l'arco della giornata, che vanno a determinare uno stress per la pelvi sicuramente non fisiologico. Infine possiamo considerare le variazioni del peso corporeo, quindi tutti i disturbi legati ai disturbi alimentari, e le variazioni che possono determinare un aumento in eccesso o in difetto del peso corporeo in tempo molto rapido, quindi in un pochissimo lasso di tempo, e questo può deteriorare i legamenti che sospendono gli organi. Allora, queste sono le cause. Parliamo di sintomi, dobbiamo dare delle indicazioni, no? Perché ho detto appunto si tende a nascondere questo tipo di patologia, però ci sono dei sintomi chiari
e precisi. Quali sono questi sintomi, dottoressa? I sintomi devono essere, diciamo così, considerati tutti facenti parte della stessa sindrome. La paziente può manifestare un senso di peso pelvico o di bulge vaginale, delle cistiti ricorrenti o antibiotico resistenti, quindi che ricorrono spesso durante l'arco del tempo, del mese, un'incontinenza urinaria che può differenziarsi da sforzo o da urgenza, il meteorismo, quindi tutta la alterata defecazione, quindi la defecazione anomala, che poi si può andare a configurare con disturbi da meteorismo, gonfiore, alternanza da alvo stitico ad alvo diarroico o comunque alterazioni della sfera defecatoria. Perché, insomma, il colon irritabile, di cui noi donne quotidianamente facciamo i conti. Però insomma si può risolvere. Se accusate questi sintomi, iniziate a parlarne con il medico di famiglia, anche perché insomma magari se avete una familiarità e avete avuto delle gravidanze, più di una gravidanza, insomma è bene che ne parlate. Però la bella notizia è che si può risolvere questo problema. Sì, questa è una retina che serve proprio per l'intervento chirurgico, ma prima di arrivare all'intervento chirurgico, perché no, c'è anche una ginnastica, la ginnastica pelvica, che sicuramente può aiutare. Di tutto questo parleremo subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. Restate lì, non vi muovete. Bentornati in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Gianfreda, stiamo parlando di prolasso uterino, abbiamo parlato di sintomi, cause, c'è una causa che deve essere sottolineata, insomma la dottoressa mi spiegava che è importante ricordarla soprattutto per le tante amiche che ci stanno seguendo. Beh, la menopausa gioca un ruolo importante, no? Soprattutto per quanto riguarda la malattia del prolasso. Che cosa significa questo, dottoressa? La possiamo considerare un'età critica per questa patologia, nel senso che è proprio una fragilità femminile il periodo della perimenopausa, un pochino prima e quando poi la menopausa è conclamata, proprio perché l'assetto ormonale cambia e quindi i tendini, i legamenti e tutte le strutture di sospensione e sostegno degli organi pelvici subiscono un'alterazione dalla modificazione ormonale, ed è per questo che sono indicate proprio in questa fase così fragile delle visite preventive, proprio per evitare di arrivare a malattia conclamata. E questo è importante. Allora, torniamo a parlare invece dell'intervento chirurgico. Prima di andare in pubblicità abbiamo fatto vedere una retina che adesso lei ha in mano, perché ci sono delle novità, non bisogna avere paura dell'intervento. Perché, dottoressa, come si svolge? L'intervento è un intervento mini-invasivo, quindi in chirurgia laparoscopica. È un intervento che si effettua con tre piccoli orifizi cutanei da circa un centimetro e va praticamente ad utilizzare come ausilio questo tipo di mesh, di rete. È una rete non riassorbibile, ma che ha il vantaggio fondamentale e differenziale rispetto ad altre tecniche, per cui questa rete non entra in contatto con gli organi pelvici, quindi non ha il rischio, diciamo, di tutte le tecniche correlate all'utilizzo di protesi, perché questa mesh verrà applicata sotto il peritoneo. Il peritoneo è l'involucro che avvolge tutti i nostri organi e che protegge la rete da qualsiasi rischio legato all'utilizzo di una protesi, quindi infezioni, dislocazioni e quant'altro. Pertanto è una tecnica mini-invasiva, sicura, e il tempo e la durata dell'intervento è di circa un'ora, un'ora e un quarto, quindi è un tempo molto, molto limitato. Richiede tra i 2 e i 3 giorni di ricovero in ospedale e sicuramente un'attenzione nel post-operatorio relativa al riposo e all'evitamento del sollevamento di pesi e per di quanto tempo, ecco, poi insomma, la donna deve fare attenzione, quando può tornare ad una attività quotidiana normale? Diciamo che il tempo minimo è 20 giorni di riposo, di riposo in un ambiente, diciamo, tranquillo, senza fare sforzi, senza fare, diciamo, attività fisica, e poi a partire dal primo mese dall'intervento si può riprendere una normale vita lavorativa e vita quotidiana, fino ad arrivare poi al ripristino dell'attività sportiva, di tutto quello che si può fare. Si rinasce, c'è una rinascita totale, però noi non vogliamo arrivare all'intervento che pur mini invasivo, comunque sempre un intervento, come dico io, anche se 2 o 3 giorni, perché non bisogna aver paura. In realtà noi dobbiamo fare prevenzione. Come si fa la prevenzione? Con della ginnastica. Ginnastica importante, come ci vuole insegnare, ci insegnerà in questo video l'insegnante di Pilates Emanuela Boro. Vediamo insieme.
Il Pilates classico è una ginnastica molto efficace sia da un punto di vista posturale che anche nelle problematiche della muscolatura pelvica. Ci sono tre semplici esercizi che andremo a sviscerare insieme. Il primo esercizio si chiama rolling back ed è un allungamento del corpo partendo da seduta. La persona riesce a reclutare i muscoli addominali e del pavimento pelvico grazie all'utilizzo di delle molle che hanno una resistenza in opposizione alla spinta addominale interna. Il secondo esercizio si chiama pelvic lift ed è un sollevamento della pelvi. L'apparato consente alla persona di reclutare maggiormente questi muscoli di cui abbiamo parlato e il sollevamento del bacino agevola e alleggerisce, proprio per un discorso gravitario, l'esecuzione dello stesso. L'ultimo esercizio viene eseguito semplicemente sul tappetino. La persona, dopo aver eseguito gli esercizi sugli apparati, ha una buonissima consapevolezza del corpo e può gestire autonomamente l'attivazione di questi muscoli e del pavimento pelvico. I benefici di questa ginnastica consentono alla persona di avere un'autonomia e consapevolezza nella vita quotidiana, perché sono gesti motori che continuamente noi facciamo durante la nostra giornata, ma qui li facciamo in modo specifico nell'attivazione di questi muscoli importanti per il pavimento pelvico. Allora, che bella questa ginnastica, per cui si può prevenire. A che età bisogna iniziare? Facciamo un po' di prevenzione. Abbiamo visto tre esercizi di Pilates che sono, voglio dire, aiutano sicuramente, non sono abbastanza. Allora, c'è un'altra ginnastica che noi possiamo... Sì. Sì, sì, esatto, c'è proprio una ginnastica pelvica proprio sul perineo, che sono i muscoli vaginali e i muscoli anali. Ed è proprio lì che, per un gioco di contrazioni e rilasciamenti, è necessario stabilire una coordinazione in questi atti naturali, che sono la minzione e la defecazione. Spesso questo non ci viene insegnato. No. E quindi è una cattiva abitudine che si intraprende sin dalla giovane età, in alcuni casi anche da quando si è piccoli, molto piccoli, e da lì si innescano poi una serie di disfunzioni, o definite anche dissinergia addomino-pelvica, tra l'addome e la pelvi, e su questa base poi si creano questi sforzi alterati che vanno poi a purtroppo ricadere sugli organi, che a un certo punto tendono a prolassare perché i legamenti non li sostengono più. A che età bisogna iniziare a fare questa sorta di ginnastica? Anche prima delle gravidanze, per chi ha una familiarità, dottoressa? Io penso che sicuramente preparare il parto e la gravidanza sia fondamentale, perché ci fa prendere consapevolezza di questi muscoli, certo, se non altro, di cui spesso non ne abbiamo consapevolezza. E questo è importante. Grazie di cuore alla dottoressa Gianfreda, grazie per averci dato questi consigli e queste dritte. Adesso...